L'interesse per i motori e per il collezionismo d'epoca non tramonta mai. E a testimoniarlo, come si vede anche dalle immagini delle nostre telecamere, è la nutrita presenza degli appassionati che sabato 11 e domenica 12 marzo hanno raggiunto i padiglioni espositivi di Vallo della Lucania, dove si è svolto uno dei più importanti eventi di settore del Mezzogiorno, la oramai famosa mostra scambio di auto, moto e ricambi d'epoca, organizzata dall'Associazione Auto Revival Club di Orria e da Fiere di Vallo, e giunta quest'anno alla sua 10ª edizione. Nel weekend appena trascorso, dunque, tantissimi espositori, oltre 200 provenienti da tutto il centro-sud, hanno messo in mostra i loro oggetti rari, offrendo al visitatore una vasta scelta di tutti quei pezzi introvabili che hanno fatto la storia della meccanica. Accessori e modellini, ma anche foto, poster, manuali, stampe, riviste d'epoca e abbigliamento. Questo ed altro hanno riempito circa 6.000 metri quadri di area attrezzata e più di 3.000 metri quadri di area esterna. La mostra scambio di Vallo della Lucania ancora una volta ha dimostrato di essere una tra le più ricche e qualificate manifestazioni del genere presenti in tutta Italia. Un appuntamento che sta riscontrando sempre più interesse sia tra gli esperti sia tra i curiosi che si avvicinano per la prima volta al settore epoca e che dunque è destinato ad andare avanti.